cominciando a mandare in diretta anch'io, in modo che qualcuno collegarsi, no? Perché Sì, ma non ti vedi più. Allora, Adesso io vi silenzio in modo che non parlate mentre quindi parla non lo qualcun altro. scusa, non lo disattiviamo noi l'audio, lo disattivi Sì, tu adesso. no, fate voi, però vi ricordo Ah, ecco. semplicemente di ricordarvi, insomma, di spegnere il microfono perché sennò rientrano dei suoni e diventa antipatico. Adesso non so se noi siamo già online, mi sembra di sì. Siamo in diretta. Allora, diciamo intanto grazie agli ospiti, grazie a Stefano e Gadieni che per conto della redazione di Transform sta seguendo le vicende dell'Afghanistan. Noi, come sapete, abbiamo già da tempo cercato di fare luce su quello che è la vicenda afghana. L'abbiamo combattuta ai tempi dell'inizio della stagione della guerra infinita e adesso ci troviamo ancora una volta un'evoluzione, l'abbiamo definito un passaggio, un crocevia della storia. Ancora una volta quel territorio, quelle popolazioni sono costrette a vivere eventi tragici come quelli della guerra e sembrano riportarli a un'era che speravamo non rivivere. E io non dico molto perché sarà Stefano che per noi introdurrà un po' i temi e le persone che interverranno con noi e che sono i nostri ospiti. Quindi lascio subito a lui la parola. Noi abbiamo pensato appunto di fare un primo giro e poi eventualmente raccogliere anche domande, quesiti che possono arrivare sia dalla redazione che dalle nostre pagine social su cui stiamo trasmettendo in diretta. Intanto grazie ancora e Stefano. Grazie, grazie a te Roberto, grazie a Transform, e grazie al CISDA soprattutto, che per me è sempre stato l'occhio attraverso cui sono riuscito in qualche maniera a capire qualcosa in più rispetto a un paese così lontano. Poi interverrà sicuramente in maniera più precisa e approfondita di me Giovanna Cardarelli in tal proposito. E sarebbero tante le cose da dire, e inevitabile la sintesi. A me da un po' abbiamo anche scritto su Transform di questa settimana, dà anche un po' fastidio una certa retorica di chi scopre improvvisamente l'Afghanistan, i Taliban, il rischio della perdita di libertà, i burqa. L'Occidente che si allontana e quindi non c'è più la libertà in Afghanistan. Beh, è un'ipocrisia che dà fastidio, puzza, oserei dire. Ci è capitato più di una volta, Giovanna ne può essere fedele testimone, lei tra l'altro insieme alla nostra compianta Cristina Cattafesta, che purtroppo non è più fra noi, e a tante altre donne coraggiose, è stata più di una volta giù. Sa benissimo come al di là di qualcosa, di qualche sprazzo di libertà che c'è stato a Kabul o a Herat, a Sharif, al di là di questo l'Afghanistan non conosce la pace da troppo tempo, da troppo troppo tempo. E quando un paese non conosce la pace, passano generazioni in cui non esiste la possibilità di conoscere pace. E ti ritrovi col fatto, con quello che mi disse in maniera terribile, però vera, una persona splendida che è Malalai Gioia, tuttora nascosta, dico non sappiamo ancora in che situazione si trovi,
che mi disse: sai Stefano, a noi l'Unione Sovietica ci ha insegnato a non credere più nel socialismo, e gli USA e voi, gli Stati Uniti e voi ci avete insegnato a non credere più nella democrazia, che è una sorta di calcio nello stomaco, però vero, perché la guerra è iniziata nel 2001, la guerra, la vendetta è iniziata nel 2001 contro Al-Qaeda, ha portato soltanto fame, distruzione e peggioramento delle condizioni di vita in Afghanistan. Non c'è stato spazio per... Scusate gli audio per cortesia. Scusate gli audio, qualcuno ha l'audio acceso? Dicevo, non c'è stato alcun reale miglioramento di vita, appunto, se non nei tentativi, nei pochi tentativi, alcuni riusciti di cooperazione organizzati dalle vere ONG, non da quelle che facevano finire i soldi nella corruzione governativa per dare vita a progetti, a tentativi di riformazione, di costruzione di prospettive di futuro, ecco, in cui soprattutto le donne hanno combattuto, combattono e hanno combattuto e combattono. Negli anni che sono passati, a me è capitato di incontrare la portavoce, la co-portavoce di Ambassagì, il Partito della Solidarietà, l'unico partito laico presente in Afghanistan. Mi è capitato di avere incontri via Skype con esponenti, attiviste, coraggiosissime donne afghane, e di sentire anche loro sentirsi abbandonati dall'Occidente che utilizzava l'Afghanistan come territorio di guerra e di conflitto, ma in cui non c'è mai stata la possibilità di dar vita a qualcosa di diverso. Mentre nell'Afghanistan di prima dell'invasione russa qualcosa di diverso c'era e come. La chiudo in breve. Qual è il quadro attuale? Il quadro attuale è quello di una società complessa, non appiattita come ci raccontano troppo spesso i nostri giornali di regime, in cui appunto ci sono forze che resistono, in cui bisogna trovare la chiave per fare qualche cosa, in cui i corridoi umanitari e la possibilità di salvare le persone a rischio sono una cosa fondamentale, ma in cui sta avvenendo qualcosa di molto complesso. Se prima erano gli Stati Uniti, soprattutto attraverso anche il Pakistan, a gestire in qualche maniera i combattenti taliban e quindi a foraggiare gli armamenti, i Taliban e le forze che poi gli sono sfuggite anche di mano. I Taliban 2.0, come li chiamano ormai, quelli che adesso sono al potere a Kabul, da al-Baradari, che è della vecchia guardia, al figlio del Mullah Omar, se nella gestione delle cose interne hanno mantenuto il loro dogmatismo criminale, hanno imparato a far politica. Costruito relazioni internazionali con la Cina, con la Turchia, con la Russia, con l'Iran, durante gli stessi accordi di Doha, erano capaci, hanno lavorato per costruire dei sistemi di relazioni. Il risultato, la Cina è stato il primo paese a riconoscere il governo, quello che sarà il governo talebano. Risultato, la Turchia ha già detto che vorrà giocare un ruolo all'interno del paese. Risultato, l'Iran pure non disdegna i rapporti con il nuovo regime. Risultato, la Russia stessa, che non è l'URSS, come qualcuno ancora confonde purtroppo anche nei nostri ambienti, la Russia, badando agli interessi nelle proprie repubbliche ex sovietiche confinanti, costruirà rapporti, molto probabilmente costruirà rapporti commerciali, industriali, economici e di relazioni per garantire che l'Emirato non diventi un pericolo
per i propri confini. Gli Stati Uniti si stanno attrezzando anche per fare questo, chi sembra uscirne sconfitto e totalmente fuori dai giochi, l'Unione Europea continua a balbettare e a parlare in maniera disconnessa. Oggi Di Maio diceva sì, faremo quello che faranno gli Stati Uniti, mentre invece Francia, Germania e Inghilterra chiedono agli Stati Uniti di restare ancora con le truppe, quindi oltre il 31 agosto, oltre l'ultimatum dato dal regime, per riuscire a rimpatriare persone. Insomma, un caos assoluto in cui a rimetterci è soltanto uno dei popoli più martirizzati della storia degli ultimi 40 anni del pianeta, ovvero il popolo afghano. Io sul cosa fare e sul come una sinistra degna di questo nome dovrebbe relazionarsi, lascerei però la parola a Giovanna Gandarelli, che ripeto, da cui apprendo più. Non mi sento una persona a cui dire qualche cosa, ma una persona da cui apprendere. A te, Giovanna, grazie. Grazie, Stefano. Diciamo che tu hai tracciato un quadro generale che ha compreso una serie di motivi anche per cui l'invasione in Afghanistan 20 anni fa è avvenuta, no? Non tanto per la parole d'ordine che venivano lanciate per liberare il paese dai talebani, ma perché quel paese interessava ed era strategico all'America per il controllo di tutti gli stati che confinano con quel paese. Noi come CISD abbiamo un'esperienza in Afghanistan che va dal 99 e abbiamo un'esperienza, cioè noi il CISD è qua in Italia, ma noi sosteniamo associazioni, movimenti, partiti democratici che lavorano e stanno lì sul posto e stanno in tutto il paese, per cui abbiamo una situazione che non è riferita solo a Kabul e a qualche magari città principale, perché questo è quello che per 20 anni qualcuno dei media ha sempre parlato, no? Confondendo l'Afghanistan con Kabul. Noi abbiamo una conoscenza su tutto il territorio grazie alle nostre forze che stanno là in Afghanistan e che in questo momento hanno deciso che non se ne andranno da quel paese, che vogliono rimanere in quel paese a lottare in tutti i modi, perché già l'esperienza l'hanno avuta dei talebani, no? Quindi si sanno organizzare in questo senso. Quindi hanno chiesto che loro vorranno rimanere in quel paese e continuare quello che stanno facendo e che hanno fatto in questi anni. Quindi, secondo me, il compito che almeno le forze democratiche di questo paese ha il diritto e il dovere di sostenere le forze democratiche che hanno deciso di continuare il lavoro politico all'interno di quel paese. Quindi una richiesta è anche questa, che almeno le forze democratiche nostre sostengano e non abbandonino quel paese e quelle forze democratiche che stanno lavorando attualmente nel paese. I corridoi umanitari li stiamo chiedendo anche noi, ma sappiamo che è una cosa molto difficile il corridoio umanitario, ma richiede un impegno e degli attori che vanno dal governo e in questo caso i talebani, che devono lasciare i corridoi liberi per poter far arrivare gli afghani in aeroporto. Sappiamo che questo non sta succedendo, ovviamente, sappiamo anche dalle nostre fonti che i talebani stanno chiedendo soldi alle persone che si stanno avvicinando all'aeroporto per poterle farle passare, come stanno chiedendo soldi a quelli che se ne vogliono andare in Pakistan. Quindi queste informazioni le abbiamo dalle nostre fonti sul territorio. Quindi oltre ai corridoi umanitari, che sono una cosa lunga e farraginosa e che per esperienza per i numeri che danno, in questi anni con i corridoi umanitari non sono arrivate tantissime persone ed è probabile che con i corridoi arriveranno tutte quelle persone che hanno lavorato insieme ai militari, alla cooperazione, quindi tutte persone che hanno
come dire, lavorato intorno alle, alle forze europee. Quindi chiediamo un coinvolgimento diverso che vada al di là anche delle, delle, dei corridoi umanitari per poter portare le persone che se ne vogliono venire da, via da quel paese. E un'altra cosa, oltre ai corridoi umanitari, come far arrivare tutte queste persone, chi le potrà gestire e i governi europei, e noi stiamo cercando anche di ampliare il discorso a livello europeo, cosa ne faranno di tutte queste persone che poi arriveranno in Italia? C'è chi ha già stabilito che non ne vuole sapere, no? Quindi cosa ne sarà di queste persone? Le rispediremo poi a casa, come già succede, perché l'Afghanistan in questi anni è stato dichiarato territorio pacifico, no? Per cui i migranti afghani si rispedivano nel paese. Quindi anche parlare di corridoi umanitari è un discorso, secondo me, ampio, che va approfondito su che cosa vogliamo che siano i corridoi umanitari. Poi, se ci sono poi altre domande, magari approfondiremo maggiormente. Grazie Giovanna. Noi nel frattempo stiamo tentando di collegarci con una ragazza afghana. Sono quattro sorelle giunte da poco, giunte ieri a Roma, attiviste antiregime prima della, dell'arrivo dei talebani, considerate però nella lista nera, e che sono riusciti attraverso giri complessi ad arrivare a Roma. Le abbiamo incontrate al volo poco mentre c'era la riunione di Transform oggi alle 5, e una delle ragazze, sono anche abbastanza ferrate, e una di loro vorrebbe, le abbiamo chiesto, mi sono permesso di chiedergli dopo aver parlato anche con Roberto, se voleva dire qualcosa a noi. Ora vediamo se riusciamo a metterci in contatto con lei. Oddio, un attimo soltanto, scusate, ma sì, dico, probabilmente la connessione a me risulta funzionante, probabilmente sono dei problemi nel telefonino del dispositivo con cui è connessa. E diciamo, prima di dare la parola appunto a questa giovane afghana che ha trovato per sua fortuna, per fortuna, ospitalità qua in Italia, sentiamo anche Patrizia Sentinelli, già viceministro agli esteri con il governo Prodi, proprio mentre diciamo iniziava quell'esperienza militare anche per l'Italia, e anzi era già iniziata abbondantemente, ma quindi da tempo. E che diciamo quell'esperienza l'ha vissuta anche dall'interno, e quindi conosce quelle situazioni, e magari ci può dire intanto com'era quel tempo, ma soprattutto qual è il suo pensiero rivolto al domani, all'oggi, al domani di questa situazione ancora in divenire. Prego Patrizia. Grazie Roberto, grazie a Transform davvero con tutto il cuore, e grazie anche a Giovanna, a Stefano, eccetera. Perché dico questi grazie? Perché penso che sia utile in questo momento non stare in silenzio, provare a fare qualunque cosa oltre la televisione, i giornali, che spesso e volentieri mi pare che percorrono nel dare le informazioni, quel crinale ipocrita a cui faceva riferimento Stefano, sul quale non torno, però di trovare degli spazi di riflessione, di rimandarli ancora in rete, o comunque di parlare anche con chi sta vivendo direttamente. Giovanna è in contatto attraverso il CISA con tante associazioni della società civile afghana, perché abbiamo bisogno di sapere in modo diretto, di sapere anche ascoltare.
Però permettetemi di dirvi che per anche ascoltare o per osservare ciò che sta avvenendo in questo momento, dobbiamo partire anche dai nostri sentimenti. Io ho sempre pensato che non si possa fare politica, neppure quando ero impegnata nei governi a livello istituzionale, senza far trasparire ciò che ognuno di noi sente in quella particolare situazione. Questa particolare situazione è tragica, è tremenda, nasce da un punto che Stefano richiamava all'inizio e che non va mai dimenticato. Non si può parlare delle confusioni, dei problemi, della grande preoccupazione dell'oggi se non torniamo a dire che cosa è stata questa guerra. Allora, io sono una persona che, come tanti di voi, ha sempre lottato contro ogni guerra, non credendo che quella sia la strada per portare la politica fuori dal guado, ma anzi, la politica con la P maiuscola deve rientrare con la diplomazia, con le azioni, proprio per sconfiggere ogni tentativo di guerra. Il problema è che invece è stata la guerra e quella guerra dopo 20 anni sta producendo esattamente quello che molti di noi e molte persone in Afghanistan avevano previsto. Ciò non vuol dire che non sono stati fatti passi in avanti a Kabul, come si diceva anche prima, rispetto ai diritti, ma insomma il quadro generale che oggi stiamo osservando e che ci fa così terribilmente essere preoccupati è anche un quadro che deriva da quegli anni. Altrimenti smarriamo la logica di un intervento sano di dare informazioni o di cercare di capire quello che succede. Scambiamo i punti di vista, insomma. Oggi non stiamo commentando la fine di una guerra, ma stiamo commentando, osservando, cercando di capire che cosa fare anche da questa parte del mondo, perché quella guerra era sbagliata dall'inizio. E quindi i mali che si stanno producendo sono mali figli di quel terribile atto. Io sono stata solo 2 anni, il governo Prodi 2 è durato ben poco, 22 mesi per la precisione, sono stata a Kabul nel 2007, quindi stiamo parlando anche di anni molto lontani. E ciò mi fa dire, anche con quella tristezza e preoccupazione a cui facevo riferimento prima, che tante cose risalgono, tanti mali di oggi risalgono anche a quei primi anni. Quando sono stata a Kabul, peraltro, ci fu una coincidenza molto drammatica perché ero andata per la cooperazione, poi dico brevemente che cosa si poteva fare e che cosa non si è fatto. A Kabul, all'Herat non mi mandarono, peraltro, ebbene, nello scalo ad Abu Dhabi, perché poi dovevamo imbarcarci sull'aereo C-130 che ci aveva portato a Kabul, siamo stati raggiunti come missione da una notizia terribile perché c'era stato un attentato anche ai nostri militari e c'era stato un soldato morto. E quindi mi si chiedeva di portare il cordoglio, come era doveroso fare del governo italiano, a questa vittima. Potete immaginare come mi potevo sentire io che andavo con tutt'altro animo a fare quella missione, eppure ho, come dire, vestito quel ruolo, come mi è sembrato meglio fare, e sono stata al campo a portare l'onore del governo italiano a quel militare morto invano e inutilmente e a piangere quella morte. Perché dicevo la cooperazione? Perché anche allora, e già da allora, la cooperazione italiana era talmente mischiata alla cooperazione agli interventi militari e che non si riusciva, cioè la più grande massa di fondi che veniva spesa, che poi è stata tutti gli anni della guerra, è stata proprio verso l'intervento militare. Poi ci sono stati degli interventi verso le infrastrutture, per la giustizia, a favore dei cosiddetti diritti delle donne, ma come si diceva anche Giovanna, si è lavorato in particolare per le grandi aree urbane come Kabul o Herat e altre cose venivano dimenticate. Quindi è una situazione molto difficile, una situazione oggi ancora più difficile, ma lo è stata sempre in questi anni, anche perché quella fragile presa di coscienza della società civile
afghana doveva essere aiutata molto di più. Non, come dire, in modo compassionevole o umanitario, doveva essere sostenuta da una politica che credeva, che prendeva su di sé la responsabilità di un intervento, di una pratica sociale che facesse rigenerare la società civile. Io parlo di rigenerazione sociale anche qui in Italia, perché mi occupo ormai da 10 anni di smesso il ruolo istituzionale attraverso l'associazione Altramente, proprio di questa rigenerazione necessaria per ritessere la trama del tessuto sociale ormai scomposto, e sto parlando dell'Italia, immaginiamo nelle situazioni devastate dalla guerra. C'è bisogno di una rigenerazione sociale, come c'era bisogno già prima e precedentemente, in quegli anni, dal 2001, 2007, 2005 e così via, insomma. E invece oggi si sono ritirate quelle truppe che dovevano essere portate via ben molto tempo prima, però lasciando, diciamo, come diceva anche Giovanna, io sono d'accordo con lei, non solo lanciando il grido corridoi umanitari, che pure sono necessari, poi qualcuno lo utilizza, diciamo, in modo molto sommario per dire aiutiamo le persone che vogliono avvenire ad andare via dall'Afghanistan e venire in altre parti, come in Italia. Noi dovremmo sentire il dovere civico, politico, morale di accoglierli. E quindi chiamiamoli maggiormente e più diffusamente, come si suggeriva prima con un altro termine, ma insomma ci dobbiamo intendere, con pratiche di democrazia che siano in grado appunto di invertire la rotta e quindi farsi carico, cosa che non mi sembra che oggi l'Europa, neppure nella conferenza che ho ascoltato poco fa, abbia detto, che di accogliere queste persone che vogliono, che si sentono minacciati o che comunque vogliono utilizzare questi passaggi per venire in Italia. Peraltro ciò che sta succedendo all'aeroporto e nella zona attorno all'aeroporto è davvero una situazione drammatica. E però quella è la strada di portare chi vuole in paesi diversi. Lasciando l'Afghanistan, no, io penso che facciano bene tutte quelle associazioni, a partire dalle associazioni delle donne, con il CISDA, lavorare ancora con le donne che lì ancora operano, ma non solo le donne, ma anche altri soggetti che vogliono restare in Afghanistan, anche con la possibilità di avere un supporto delle, a me viene naturale dire anche delle diplomazie europee, anche del nostro paese, perché la società civile, ripeto, può essere considerata ancora troppo fragile, insomma prenda anche un po' di coraggio, perché ce l'hanno di coraggio. Perché alcune forme di resistenza già ci sono, resistenza a non farsi scippare, diciamo, i diritti di cui loro hanno assolutamente bisogno. Qual è il quadro politico che abbiamo davanti? Non lo sappiamo ancora definire. Io credo e consiglio a tutti in questo momento grande cautela, non solo ascoltare ma anche leggere da più parti. Ci sono dei grandi conoscitori, anche delle grandi e diverse dinamiche che sono all'interno dei talebani, ma sarebbe davvero oggi, in questo momento qui, per questa diretta, forse una cosa non utile, però insomma suggerire, diciamo, di capire meglio che cosa sta succedendo nelle aree rurali, come si predispone la popolazione afghana a questo cambio di passo. Io credo che sia molto interessante. Ora scherzava Stefano, e nemmeno tanto, a dire i talebani 2.0. Il punto è capire che cosa intendono fare nel gioco più grande della politica internazionale, come si vogliono porre. Abbiamo tanti timori, la Cina, la Russia. Il tema più grande, a mio parere, è come permettere semmai, come condividere una possibile transizione. Io penso davvero che sia necessario trovare delle forme di dialogo. Per ora non sappiamo nemmeno con chi, cioè nel senso che non c'è neppure ancora un governo
Ma allora dobbiamo un po' verificare i tempi e i modi e anche capire che, insomma, se si parla, lo dico in modo molto netto, di un possibile incontro, accordo, negoziato, io credo che non dobbiamo farci mettere paura da queste parole. L'accordo forse è impossibile, trattare chi su punti specifici potrebbe essere possibile, però bisogna un po' attendere le prossime settimane, le prossime ore per capire che cosa avverrà. E intanto sull'oggi agire in modo assolutamente tempestivo per non far sentire soli quelli che non debbono rimanere soli e sole. Per questo l'azione importante della società italiana, anche attraverso le sue organizzazioni, ma anche della politica italiana, perché si avvii un processo di, come dire, di rapporto e di connessione con coloro che stanno all'interno dell'Afghanistan, non solo perché chiedono di venire nei paesi diversi dall'Afghanistan stesso, ma che vogliono anche restare, magari, ma che possono restare non solo in sicurezza, ma anche a dare un contributo per il loro paese. Ecco, io penso che quella cooperazione che si è fatta in quel periodo di guerra, mi viene da dire così, ci pensavo mentre parlava Giovanna, non può continuare, cioè la parola continuiamo la cooperazione anziché la guerra è sbagliata, perché quella cooperazione era già ipocrita di per sé. Era utile per alcuni versi, intendetemi bene, però era veramente imbastardita dall'azione di guerra. Anche se certamente delle cose sono state fatte per alcuni versi, anche proprio a favore delle donne, di alcune organizzazioni, Stefano diceva organizzazioni non governative indipendenti, ma è il punto che si stava sempre dentro ad un tempo di guerra, e quindi se parlo della cooperazione internazionale italiana e quindi anche della cooperazione governativa. Allora, non continuare la cooperazione, ma ripensare anche a altre forme di cooperazione, tempi e modi, e chiedono anche forme diverse di cooperazione. Dunque, organizzazioni della società civile italiana o europea con organizzazioni della società civile afghana. Penso che, passato il momento drammatico di questi giorni, di queste ore, siamo incollati alle notizie dell'aeroporto, alle immagini, agli amici che a me stessa chiamano perché stanno in una situazione drammatica con quel fosso che si vede anche riprodotto da alcune immagini, pericolosissimo, dove sono stati fatti cadere anche bambini e donne, poi magari per fortuna ripescati, per essere portati all'interno dell'aeroporto per provare a partire. Ecco, quelle immagini sono drammatiche, ma dobbiamo sapere che oltre a questo momento c'è il momento del subito, come dire. Che fare appena questa situazione, io mi auguro il più presto, possa essere maggiormente messa in sicurezza e quindi agire con pratiche che possono dare un respiro e anche una speranza, perché altrimenti non si costruisce alcun futuro. Per ora mi fermerei qui, Stefano, ma anche Roberto che sta conducendo. Grazie, grazie Patrizia. I ask my friend, my new friend that I saw 1 hour ago, if she listened to me, if she listened to us, I think she can speak. We want to listen your voice, your situation, your story, if you wish. Hi. Can you listen me? Mi sembra che non ci sia. Un attimo solo. Un attimo solo. Perché aveva detto che aveva problemi di connessione, ora vediamo se riusciamo a riprenderla. Un attimo solo.
È il bello della diretta questo. Che c'è? Possiamo, mentre aspettiamo la diretta, chiedere anche tra di noi, insomma, so che ci sono alcuni della redazione di Transform che partecipano, se vogliono porre delle domande, fare delle considerazioni, in modo da, e chiaramente pronti okay, ad okay. Essere... It's all right. You can speak. Hey. Hi. Hi. It on Zoom. It's okay with the phone? Yeah, it's good. We have some discussion. I think it's difficult. Mi sembra un po' difficile questa connessione. Sorry? I can hear you here. Okay, you can speak if you want to speak about your story and your situation with the phone directly. Okay? Okay, about overall trip from Kabul to here. Or some situation that why we came here. You can speak about your situation if you want. It's very hard to follow. Okay, it's all. It was very difficult for everyone. Maybe you are also watching through news and lots of media sharing the news, updates about getting and reaching to the airport, which is really life-threatening. Most of people lost their children and they were injured during trying they want to reach to the airport. The thing is, inside the airport, there are international Americans, so the security inside is better, is okay. At the airport or the back one. So for it was all sudden. For internationals, for them, over there, and they inside Kabul, who had the visa of neighborhood countries or European countries as well as Americans, they all were stuck because that was when they entered to Kabul, it was unexpected, and people had traveled from outside country to come and visit the families inside the country, and they were not expecting that maybe Taliban will come all sudden like that. Because everybody was thinking that the deadline would be 11 September. So if the situation would get worse, it would be 11 September. Or even if we think like more scenario, that would be 1st of September, not mid-August or beginning of August. Nobody were protecting that one. Now the crowd of people is a lot. Everybody has been stuck inside Kabul and they want to get out. But it's more challengeable because all the gates of airport has been surrounded by Taliban. So whenever you want to reach to an airport, you have to go through two gates of Taliban, and then after that, the gate of Americans, and
Then also there, the getting entry is not easy because you have to have proper documents, you have to have a code from their sites, you have to know someone that they have, should be reported to the gates, that list has to be sent to the gate that this person would come and you have to allow. So people really, really face challenges because sometimes they try multiple gates in one day. And the list has been sent, for example, only to one gate. So the other gate, if they try to reach there, still their name is not there, and then Americans do not allow them to go because this is not in the list. In any case, it is very, very challenging. People spend nights behind the gates, just they try to reach there because the crowd is a lot. And when crowd gets a lot, to Taliban start shooting, also beat people, children, women, men, anyone, because that's something unpredictable what they do. There is a fear, how to say, I mean, you cannot predict it. That's not something, they do not speak by mouth, they just shoot by hands, either they beat or they shoot. Or something that is more aggressive. Okay. Thanks. Thanks a lot for your. Oh, welcome. And you're welcome in Italy. Thank you. Thanks a lot. This is so nice of all Italians. We are so much thankful for all the help and assistance that you're providing now, and it's good. We are so much provide us. I'm so much grateful, really. And this or current situation, they are not considering anything else but as anything. Sorry. Because this war, Italia is trying to separate them, but they want to have all of them and they welcome all of them together in the country. That's really, really appreciable. Thank my friend. I hope see you when you go. Where you will gonna go out of the hotel, okay? Right. And thank you. See you. You're welcome. Thanks. Grazie. Bye. Ancora. E spero che abbiate un po' compreso l'inglese. E nella difficoltà anche dell'audio, il racconto innanzitutto è quello di una capitolazione improvvisa che era inaspettata e imprevedibile e che ha costretto centinaia di persone a rivolgersi direttamente, molti erano ritornati verso la città per raggiungere la famiglia e quindi sono trovati in una sorta di trappola e per uscire adesso c'è bisogno di passare appunto attraverso delle procedure di riconoscimento non semplici, non sempre diciamo lineari e quindi è pericoloso. Soprattutto con il rischio di essere sparati, che non parlano molto, passano diciamo subito ai fatti. E questo era un po' il senso. Il senso però, la domanda che avrei voluto fare è che penso sia anche un po' diciamo nell'aria, come mai questo arrivo dei talebani è stato così improvviso e immediato in tutto il territorio. E un po' la domanda, la risposta forse può anche nel quello che diceva Stefano, hanno cominciato a
ad odiare i sovietici ed ora odiano anche in parte gli occidentali, quindi è evidente che una resistenza in nome e per conto dell'Occidente può essere, diciamo, non è la stessa resistenza, per esempio, quella fatta dall'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, l'idea di portare la democrazia è totalmente sbagliata, e questo è il frutto di questa idea di, per quanto ci si voglia credere, è evidente che non è così. Però neanche massmediaticamente il racconto di una democrazia che può essere esportata con le armi, alla prova dei fatti, viene meno nella sua validità. Penso che la domanda su come una società civile possa ricostruirsi nel paese, come noi si possa in qualche modo contribuire alla crescita di quelle forme, appunto, di resistenza interna, è una delle questioni che ci dobbiamo porre e che, come diceva appunto prima Patrizia, siamo chiamati anche a inventare. Però, ripeto, io vorrei passare la parola nella delegazione segue sia Roberto Musacchio che Andrea Amato, che hanno chiesto di parlare, quindi Roberto prima e poi Andrea. Sì, io vorrei provare invece a dire che cosa farei se ne avessi la disponibilità politica. Perché non c'è dubbio che siamo dentro una grande crisi umanitaria, ma che è frutto di un'intera fase politica. Tu adesso hai citato la questione sovietica, cioè non c'è dubbio che l'Afghanistan è stato un crocevia della storia, della lotta al comunismo, con tutti i problemi che c'era al comunismo, ma non c'è dubbio che sostanzialmente è stato un momento della lotta contro il comunismo fatta dagli Stati Uniti, con le conseguenze che si sono verificate nel trentennio successivo, e poi diciamo l'egemonismo, l'unilateralismo statunitense che si è determinato nel trentennio. Per questo a me verrebbe di partire dagli Stati Uniti. Io ho letto l'altro giorno questa dichiarazione di Sanders, che è di sostanziale appoggio alla decisione di Biden di andare via. Ora, io questo penso che noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Io ho molto chiaro che sono stati fatti degli accordi, quelli di Doha, tra Trump e i talebani, che sono stati fatti sulle spalle e sulla pelle delle persone, insomma. Ma non c'è dubbio che una guerra che non volevo, se a questo punto c'è il ritiro di quelle truppe, bisogna ragionare su questo. Quindi una guerra sbagliata, una guerra tra virgolette perduta. Ma dice Sanders, finalmente gli Stati Uniti vanno via dalla guerra. È un fatto importante anche perché i democratici hanno una tradizione diversa e abbiamo visto anche le polemiche che ci sono su Biden. Ripeto, questo non toglie nulla al cinismo con cui è stata fatta la scelta. Ma Sanders mette insieme questa vicenda del ritiro anche, diciamo, a una serie di misure sociali che si stanno prendendo negli Stati Uniti. Ora, lo dico per dire, c'è una novità che non c'era dai tempi del Vietnam, anzi in termini diversi anche dal Vietnam. C'è una sinistra politica negli Stati Uniti che non c'è stata per tutto questo periodo, per 50 anni. Perché anche durante la guerra del Vietnam erano i movimenti a sostenere questa battaglia, naturalmente con esponenti di sinistra, ma fortemente minoritari. L'elezione di Biden è fortemente condizionata da una sinistra che non è più testimoniale, ma ha una capacità di insediamento, ha una capacità di proposta politica, ha quadri, ha organizzazione, non è solo Sanders, c'è cioè un gruppo nutrito di parlamentari. Io vorrei a loro questo tema, da sinistra europea, cioè come sinistra di un'Europa che si è accodata agli Stati Uniti, anche oggi il G7 era veramente miserabile, e hanno semplicemente detto che faranno le stesse cose degli Stati Uniti. Porrei a Sanders il tema di una soluzione politica globale dei problemi che abbiamo. Non c'è pace senza giustizia. Noi dobbiamo affrontare le questioni. Guardate che anche sulla vicenda palestinese è stata fatta una
un'operazione separata da Trump, quella non va proprio bene di accordo con il governo di Israele. È ancora molto peggio di questa cosa. Io penso che vada posto il tema di costruire nella sede propria l'ONU, che naturalmente in questo momento non esiste, non conta nulla, però io non vorrei sciogliere e prendere atto che siamo passati direttamente ai protettorati degli imperi, cioè alla società delle nazioni imperiali attraverso i G7, i G8 e i G20, perché l'ONU è frutto dell'ultimo grande fatto di liberazione umana che è stata la lotta al nazifascismo. E proporrei alla sinistra americana, come sinistra europea, di condividere questo terreno della costruzione di un grande evento che ponga i temi della giustizia e della pace globalmente e a partire dall'area, in cui la vicenda palestinese continua ad essere centrale e decisiva dal punto di vista anche del rapporto con i paesi arabi, con l'Islam e quant'altro. Ecco, io penso che è il momento anche che la politica agisca, perché altrimenti siamo lì, sembriamo in qualche modo anche noi vedove della guerra e non possiamo esserlo, oppure possiamo fare solamente le cose di relazione umana e di solidarietà dal basso, che sono giustissime, ma è il momento di una sfida anche politica. C'è questa novità, non ce l'avevamo da tempo, la sinistra europea è molto debole in una fase in cui invece la sinistra americana è molto più forte. Vogliamo provare a stabilire un rapporto, vogliamo provare a fare insieme un pezzo di storia diversa da quella che abbiamo conosciuto, dall'anticomunismo all'unilateralismo. Ecco, questa è la cosa che penso che anche come Transmo potremmo provare a porre e che io stesso proverò a scrivere nelle prossime giornate, ma che vorrei già sottoporre ai nostri interlocutori. Grazie, Andrea. Sì, tre questioni che mi vengono proprio dalle cose che sono state dette. Capitano sempre nei momenti meno opportuni. La prima questione. Stefano giustamente diceva ipocrisia. Vi sentiamo. Ecco, va bene. Allora, scusate, ma devo dire a chi mi sta chiamando, datemi due minuti, perché devo dire a chi mi sta chiamando di smetterla di chiamare. Va bene. Non so se intanto possiamo sentire Giovanna le prime reazioni alle cose che stiamo dicendo e poi ripassare la parola a Marco. Io vorrei mettere, come dire, focalizzare alcune cose rispetto a tutti gli argomenti. Mi sono appuntata degli argomenti che mi piacerebbe anche sviluppare. Allora, innanzitutto gli afghani non avevano, cioè almeno le nostre forze non avevano chiesto di essere invasi dagli americani. Gli americani hanno invaso un paese per degli scopi loro e adesso lo abbandonano per lasciarlo in mano di nuovo ai talebani. Vorrei far notare che il Baradar, quello che si definisce il nuovo presidente dell'Afghanistan, nel 2010 la CIA e i servizi segreti pakistani lo catturarono e quindi era in prigione. Sono stati nel 2018 Trump ne ha chiesto la liberazione perché doveva fare gli accordi a Doha. Quindi noi riconsegniamo un paese in mano ai talebani, per cui 20 anni fa avevamo fatto una guerra, no? Come, diciamo, come motivazione data in pasto a tutti noi. Un'altra notizia è che i talebani sono stati anche veloci, perché dal sud del paese i talebani non se ne sono mai andati. Il sud del paese, i talebani ci sono sempre stati in questi 20 anni.
perché il sud del paese ha miniere e soprattutto la miniera di litio, di cui la Cina, veramente, no, ovviamente, vuole metterci le mani. Quindi i talebani sono stati anche veloci, perché dal paese non se ne sono mai andati, non erano forse a Kabul, ma negli ultimi anni c'erano anche arrivati. Un'altra notizia è che prima di arrivare a Kabul e di prendere Kabul, in un mese i talebani hanno messo a ferro e fuoco il resto dell'Afghanistan, e già i profughi si dirigevano a Kabul per scappare dai talebani che erano nel resto del paese, e le nostre forze democratiche stavano lavorando, no, prima dell'arrivo dei talebani a Kabul, per aiutare questi profughi, perché ovviamente sono arrivati in città, quindi non avevano cibo, non avevano acqua, non avevano nulla, perché non c'erano i campi profughi, erano sparsi nella città. Quindi le nostre forze stavano lavorando con i profughi a Kabul. Quindi potevamo aspettarci, dopo un mese di invasione del resto del paese, che a Kabul potessero arrivare. Certo, sono arrivati velocemente, ma in ogni caso hanno avuto anche 20 anni di tempo per prepararsi a questa cosa. Non è che si sono svegliati un mese fa dicendo ci riprendiamo l'Afghanistan. Poi mi ero appuntata rispetto alle forze democratiche da sostenere nel paese. Io ho parlato del sostegno della sinistra perché penso che solo la sinistra potrebbe effettivamente sostenere le forze, perché tutto il resto, diciamo, degli altri non hanno alcun interesse a sostenere la parte democratica di un paese, perché con quelle forze democratiche non ci si fanno gli accordi. Quindi difficilmente si sostengono quelle forze democratiche, perché gli accordi si fanno con le forze non democratiche. Quindi almeno una parte del nostro paese sostenga quelle forze, perché con loro le trattative non si potranno mai fare. Un altro problema sulla cooperazione, nel senso che noi abbiamo avuto contatti a Kabul con la cooperazione, no, del nostro paese, e che purtroppo negli ultimi anni era spesso chiusa in ambasciata. Quindi era una cooperazione che non conosceva il paese, non conosceva i bisogni del paese. Quindi i progetti che sono stati fatti anche dalla cooperazione italiana spesso sono andati falliti, proprio perché la mancanza di contatto con la parte del paese porta a mettere in piedi progetti che non hanno poi un senso per quella realtà. Ed è per questo che noi non progettiamo, no? Noi forze, diciamo, che siamo in Italia, non progettiamo, ma ascoltiamo i bisogni delle nostre amiche e i progetti li facciamo in base a quello che loro pensano che si debba fare per quel paese. Allora, ho messo insieme un po' di cose rispondendo, cioè, come dire, qua e là a quello che mi ero segnata rispetto agli interventi. Dopodiché, certo, la forza ONU dovrebbe intervenire, ma forse siamo noi che gli dobbiamo dare anche dei messaggi, come dire, cioè che riuscire a dare dei messaggi che sono diversi da quelli che magari le forze ONU hanno attuato in questi anni in Afghanistan. Ok, grazie. Sì. Grazie a te, Giovanna. E Andrea, spero che sì, nessuno possa pensare. Speriamo. Allora, dicevo, tre questioni che mi vengono un po' sollecitate dalle cose dette fino adesso. Stefano faceva riferimento all'ipocrisia. L'ipocrisia però non c'è solo nei confronti del fatto di accorgersi ora di una situazione incancrenitasi ormai da 20 anni. Io la ipocrisia la trovo anche rispetto al discorso sui diritti umani e soprattutto rispetto a tutte quelle forze
che non solo sono in Italia, che continuano a dire no, noi non tratteremo, ma non dobbiamo trattare con i talebani perché loro non rispettano i diritti umani, eccetera, eccetera. Allora, se ovviamente noi facciamo la tara anche al momento particolare, drammatico, alla emotività della situazione, eccetera, e ci riferiamo alla essenzialità delle cose, ebbene, rispetto a questo discorso dovremmo fare una lunga lista di paesi, di governi con i quali noi non possiamo avere relazioni. E guardate che in questa lunga lista di paesi non ci sono solo l'Arabia Saudita, l'Egitto, il Medio Oriente, eccetera. Forse ci stanno anche gli Stati Uniti, ma forse ci sono, anzi sicuramente ci sono anche alcuni paesi membri dell'Unione Europea che proprio in questi ultimi anni non fanno altro che violarli i diritti umani. Allora, questa è una cosa. La seconda questione, l'Europa. Beh, l'Europa in questo momento, e soprattutto l'Unione Europea, è molto divisa. L'abbiamo visto sulla questione del chiedere a Biden di procrastinare la data del 31 agosto per il ritiro delle truppe e la fine dei rimpatri. Ebbene, chi erano quelli che più accanitamente sostenevano questa tesi nei confronti di Biden? Tesi che Biden fortunatamente, io dico, è riuscito a non accettare. Beh, Johnson, e lì si capisce anche la linea diretta con gli interessi del suo sodale Trump, però c'era anche Macron e forse c'è anche la Germania. E a me sorge un dubbio che questi che avrebbero voluto lo spostamento della data del 31 agosto, forse pensavano a un incidente di percorso, a qualche cosa che avrebbe rilanciato in qualche modo il conflitto. E in questo senso Biden ha fatto bene a resistere. Però perché dico Macron, eccetera? Perché c'è una cosa che forse non abbiamo detto a sufficienza. Beh, che la guerra e la permanenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati nell'Afghanistan, come tante altre operazioni in Medio Oriente, parliamoci chiaro, rispondono solo a una esigenza, e cioè quella della produzione e della vendita delle armi. Non è una cosa di adesso. Io che ho vissuto, purtroppo per la mia età, la stagione del Vietnam, se ne parlava già allora. C'è un librettino che vi consiglio di leggere, uscito negli anni 60, che si chiamava Il rapporto da Iron Mountains, in cui, scritto da un anonimo, si provava a vedere quello che sarebbe successo nel mondo se fosse scoppiata la pace. Adesso, a parte questi ricordi giovanili, voglio dire che l'interesse di chi produce armi è ovviamente chiaro. Allora uno potrebbe dire, ma allora Biden non c'ha lo stesso interesse? Perché vuole finire la guerra lì? Certo che Biden ha lo stesso interesse nella produzione e nella vendita delle armi, però gli americani hanno scelto un'altra strada, non quella dell'intervento diretto, ma quella di vendere le armi agli altri per fare delle guerre per procura. La famosa strategia del in tutto questo il sistema industriale militare, quello che Eisenhower aveva additato ai suoi successori come qualcosa da cui ben guardarsi,
Ebbene, il sistema industriale militare americano può continuare a prosperare. Terza questione, le preoccupazioni che sono venute fuori dalle cose, dalle iniziative. Per esempio, c'è stata una iniziativa dei presidenti delle commissioni parlamentari del G7. Pensate un po', uno dei promotori di questa cosa è stato il nostro Fassino. Ebbene, che cosa chiedono alla fine, tra i tanti bla bla, i presidenti delle commissioni parlamentari del G7? Chiedono le sanzioni se i talebani non rispettano i diritti umani. Allora, guardate che, insomma, siamo sempre punto e da capo. E soprattutto da parte di una gran parte, diciamo, del potere politico europeo, c'è, e questo lo si vede dalle dichiarazioni, dai dibattiti che ci sono stati nella commissione, nelle commissioni esteri del Parlamento europeo, eccetera, la preoccupazione che Russia e Cina entrino nel gioco. Allora, io penso, e qui sono assolutamente d'accordo con le cose che diceva Roberto Musacchio, che invece è proprio lì che un'azione della sinistra deve cercare di mirare, e cioè quella di sostituire all'unilateralismo attuale un nuovo multilateralismo, che ovviamente non può essere quello del G20, perché è un multilateralismo fondato, diciamo, è a somma zero sostanzialmente, che deve essere quello delle Nazioni Unite. Però sulle Nazioni Unite a questo punto bisogna fare un discorso molto, ma molto chiaro. Le Nazioni Unite debbono liberarsi da questo asservimento totale nella loro struttura, nella burocrazia, in chi dirige, eccetera, degli Stati Uniti. Cioè, in sostanza, allora, Sanders fa bene a fare la campagna che sta facendo. Però non dimentichiamo che Biden non è che è diventato un santarello e che gioca diversamente le sue carte. Grazie. Grazie Andrea. E do subito la parola a Patrizia, per anche a lei, per Patrizia Sentinelli, per una reazione un po' al dibattito che abbiamo avuto, e poi a Stefano per chiudere la serata. Prego Patrizia. Sì, anche rispetto alle cose che sono state dette da voi, oggi a me pare di poter confermare esattamente il pensiero con il quale sono entrata, vale a dire quell'intervento militare è stato un intervento dannoso, è stato un intervento che è servito solo per rimettere nel gioco politico alcune grandi potenze, per sfruttare le risorse, per provare a mettere mano su altri su altre fonti di guadagno, per riscrivere una gerarchia di poteri. Quel fallimento di quella guerra la rivedremo nei prossimi mesi, su quale scenario e su quale scacchiere internazionale si riprenderà. A me pare di dover dire però che quell'intervento, di nuovo, era giusto usare la parola ipocrita, perché sono state davvero utilizzate forme assolutamente bugiarde per giustificare quella guerra, compresa questa parola che veniva utilizzata impropriamente: gli italiani faranno il loro dovere per i diritti violati, perché non si violino più quei diritti a favore magari delle donne o della popolazione più fragile, anche con interventi di cooperazione. Questa grande bugia va svelata, ma come dicevo prima, dobbiamo cambiare il passo. Qui ci sono due emergenze. Uno, che la politica torni a fare la politica. Roberto prima parlava, Musacchio, dell'intervento dell'ONU, ma questa
questa organizzazione internazionale è da tempo ormai che non batte un colpo a favore di una diversa politica. E quindi dobbiamo ripensare anche a come provare da sinistra, io dico tutti gli attivisti e le attiviste, come ridare forza ad un'organizzazione come l'ONU che l'ha perduta, senza che ci siano altri a camuffare il loro ruolo per tornare a fare i padroni come già stanno facendo gli altri. Una cooperazione intelligente avrebbe dato potere alla società civile, che invece si è sentita strattonata qua e là, ma perché così? I talebani non sarebbero entrati in così poco tempo neppure a Kabul. Hanno trovato la strada spianata. Poi certo, non possiamo dirlo con esattezza quanti sono a favore dei talebani e quanti saranno contro, o quanti già sono contro. Il punto è che è un terreno enorme l'Afghanistan. E siamo andati lì, soprattutto noi europei e gli italiani, un po' davvero portati dagli Stati Uniti senza conoscere neppure il territorio. Poi magari si sono fatte anche delle cose positive. Il punto però è che nella profondità dell'intervento non si fanno cose positive. E la popolazione lo ha avvertito. Allora diceva Giovanna una cosa più semplice. Prima di muoversi, li vogliamo ascoltare quei soggetti di cui stiamo parlando? Altrimenti anche noi diventeremo semplicemente piccoli uomini e donne che giocano allo scacchiere. Il punto è che stiamo parlando di uomini e donne che stanno oggi in una particolare situazione di grande difficoltà e si sta rivoluzionando quell'area. Allora, la politica deve saper fare la politica. Se vuole davvero non ripercorrere la strada degli interessi dei diversi stati e delle diverse potenze. Purtroppo noi avevamo, o alcuni di noi, visto giusto, l'abbiamo chiamata la guerra permanente. Quella era la guerra, non la guerra contro il terrorismo o per i diritti. Era una guerra permanente perché serviva la guerra permanente. Ora non serve quella guerra permanente, il 448 si sono chiusi i tavoli, io penso che meno male che si siano chiusi, perché non la volevamo quella guerra e quindi il ritiro delle truppe era necessario. Il punto è che cosa si è lasciato dietro con quel ritiro. E allora oggi dobbiamo muovere dei passi in modo veloce, ma anche molto prudenti dal punto di vista del contenuto, per come si può rientrare a fare una politica. Per questo parlavo prima e chiudo di nuovo con questo termine. Non riparliamo di continuare a fare la cooperazione. Ha ragione Giovanna, la cooperazione italiana ha fatto anche alcune cose, ma insomma non si deve continuare così. Bisogna finanziare i progetti, un programma di intervento per sostenere quelli che vogliono diritti e libertà. Sarà difficilissimo. Questo penso che servirà la politica capace anche di negoziare. Quando sarà il tempo di negoziare? Io sono d'accordo con tutti coloro che anche in questi giorni stanno provando a dire di nuovo questo termine, perché altrimenti sembra che non ci sia proprio più niente da fare. Poi abbiamo delle ore, che sono ore di emergenza, che ci fanno palpitare davvero il cuore con l'ansia, perché persone stanno soffrendo, perché stanno chiedendo di venire via e non riescono neppure a raggiungere l'aeroporto. È una situazione davvero drammatica. Quindi abbiamo diversi punti da dover trattare. La conoscenza di quello che avviene in tutto l'Afghanistan e i vari attori in gioco, come si stanno muovendo i paesi confinanti, che cosa può fare l'Europa, a me appunto, pare in questo momento davvero l'elemento più debole della catena, e ricominciare a pensare in grande se vogliamo pensare davvero che forse la pace non è solo un sogno dei buoni pensatori, ma che possa essere una via da percorrere per ricostruire le basi di una politica che rimetta in primo luogo le persone e che cosa sono le persone in tutti i paesi del mondo e non solo quando qua
qualche tragedia ce li fa scoprire e poi tra pochi giorni dimenticheremo anche questa tragedia per passare magari ad un'altra tragedia. Grande problema, certo, della sinistra, è un grande problema, io direi, della politica in quanto tale. Grazie Patrizia. E noi come Transform continueremo veramente a seguire questa questione, soprattutto con questo punto di vista, cioè qual è il punto di vista della sinistra, sia, come diciamo, anche a livello globale che soprattutto a quello europeo. Però adesso lascio la parola a Stefano per le considerazioni finali, non conclusioni. Ecco, infatti il termine conclusioni non me lo ritrovo, soprattutto in una fase del genere, anche perché sono d'accordissimo con Patrizia quando dice che è impossibile prevedere quello che potrà accadere anche nei prossimi giorni, non dico nei prossimi mesi. Quindi a me piacerebbe che come Transform, anzi piacerà, la metto ancora più in imperativo, che nei prossimi mesi come Transform manteniamo l'attenzione su quello che, il faro acceso su quello che succede in Afghanistan, anche con l'aiuto di Giovanna e del CISDA, anche con l'aiuto di tanti compagni e compagne che su questo terreno si sono mosse nel silenzio, spesso nel silenzio. Col punto di vista che dicevano sia Giovanna e Patrizia, che Patrizia, ovvero quello dell'essere capaci di ascoltare e dell'entrare in relazione con quelle forze con cui non fa comodo anche costruire relazioni, perché non rappresentano in questo momento forze di potere e di trattative. Così come non lo erano i Taliban, non lo erano i signori della guerra che hanno governato il nord dell'Afghanistan, non lo era il signor Ghani, che in quanto a corruzione, basti pensare che nonostante i fondi ricevuti, i soldati, tra le ragioni per cui si sono arresi, non ricevono lo stipendio da 6 mesi. Non è certo quello l'interlocutore che può in qualche maniera, secondo me, interessare la sinistra di cui parlano Giovanna e Patrizia. Sono ben altre le persone che ci sono, parto da questo punto di vista. Però lancio due provocazioni, proprio come due sassetti, che mi sono rimasti un po' sul gozzo, lo dico con molta franchezza. Al di là delle tante considerazioni, è chiaro che la guerra, rispetto al giudizio sulla guerra, sulle guerre in generale, è inutile pronunciarsi. La prima considerazione è questa, se ne parlava in forma privata. 20 anni fa, nel conflitto asimmetrico che c'è stato fra grandi potenze e forme di fondamentalismo come quelle costruite, realizzate anche attraverso gli appoggi statunitensi d'Al-Qaeda o dall'ISIS, l'arma determinante era il terrorismo, l'attentato, il portare il rischio nel cuore dell'Europa. Beh, la domanda, ma se adesso l'arma fosse un'altra, ovvero i 100.000, 200.000 che potrebbero arrivare a destabilizzare il continente europeo, per cui ci serve un Erdogan in Turchia a fermarli e bisogna pagare Erdogan, ci serve un Iran a cui appellarsi affinché non costruisca muri, affinché costruisca muri anche la Turchia. Ha ragione Andrea quando parlava di stati europei che poi, penso alla Turchia, penso alla Bulgaria, paesi dell'est, che pensano a costruire muri per rispettare i diritti umani in questa maniera. Beh, se la nuova arma fosse quella della minaccia dell'invasione, la sinistra come può e come deve trasformare questa minaccia nel fatto che, per esempio, la libertà di movimento e anche di costruire l'esistenza nella diaspora, per esempio, va garantita a tutti e a tutte?
è una sfida impopolare, totalmente impopolare. Non so se sono stato chiaro, ma è un punto di vista su cui mi piacerebbe molto riragionare. Il secondo punto è un altro, più squisitamente geopolitico. Io che non mi intendo di geopolitica, quindi rischio di dire delle cavolate enormi. È un po' di tempo che sento parlare con tanto ardore del multilateralismo. Finalmente non esiste il unipolarismo USA, c'è il multilateralismo. Ora è chiaro, nel momento in cui ci sono più forze a determinare gli equilibri in campo in un pianeta, è difficile avere un unico sovrano. Ma se uno prende come esempio l'Afghanistan, ma il discorso vale anche per la Siria, vale anche per l'Iraq, vale per parecchi paesi, ma non è che questo multilateralismo sia necessario ma non sufficiente, in quanto si trasforma soltanto in spartizione della torta, ovvero la Cina ottiene dei vantaggi in cambio di alcune risorse, gli Stati Uniti vantaggi in cambio di altre risorse, la Turchia ne guadagna in potere contrattuale verso l'Unione Europea, la Russia si sente garantita verso, come dicevo all'inizio, verso il suo, le sue ex repubbliche sovietiche. Beh, se questo è il multilateralismo, i popoli di cui che vogliamo difendere non hanno nulla da guadagnare, hanno soltanto più padroni a cui obbedire, detta in maniera molto, molto rozza, e perdonatemi la rozzezza. Un'ultimissima affermazione. È chiaro, l'esercito statunitense se ne sta andando, lasciando quel deserto peggiore di quello che c'era prima, lasciando i Taliban che già c'erano prima, come diceva giustamente Giovanna, che non se ne sono mai andati, che controllavano il 40-50% del territorio tranquillamente, anzi addirittura erano considerati l'area più sicura del paese rispetto alle aree in cui imperversavano bande che si scontravano, milizie che si scontravano fra di loro. C'è un'altra piccola cosa, una piccola questione, apparentemente piccola. C'è chi ancora, leggendo nei commenti, parla di guerra che sarà fatta per lo sfruttamento delle risorse, delle grandi risorse minerarie che ha l'Afghanistan. Beh, diciamoci una cosa. L'Afghanistan, le risorse minerarie, i minerali preziosi, il litio, eccetera, da 20 anni non li può quasi più sfruttare, perché l'unica grande risorsa su cui ha potuto campare l'economia afghana, l'economia legale afghana, è l'oppio. Col beneplacito delle potenze, è l'oppio. Nel 2017 si è arrivati a 9.000 tonnellate di oppio, 170 miliardi di dosi di eroina. Allora si deciderà di il nuovo governo, come si comporterà rispetto al nuovo regime, chiamiamolo meglio, come si comporterà rispetto a quella che è la fonte di risorsa e anche di sopravvivenza per molte persone, nonché quella che ha portato un pezzo di paese essere tossicodipendente, compresi minori e donne. Che tipo di azione ci sarà? Ha ragione Andrea quando dice che i diritti umani vanno considerati anche, questo ovviamente nessuna volontà di comprendere o di pensare di poter stabilire una relazione con l'universo criminale e patriarcale dei Taliban, ma quali diritti umani varranno di più? E saranno i diritti quelli che servono da specchietto per le allodole, per far dire che a Kabul c'è qualche donna in meno col burka? O saranno quelli che decideranno come potranno vivere le persone anche nelle province più sperdute, se potranno coltivare la terra per esempio per coltivare grano, o se avranno come unica opportunità quella di coltivare papaveri per produrre oppio? Beh, anche su questo a me piacerebbe molto che avessimo modo in futuro di tornare a parlare, magari coinvolgendo anche
uomini e donne afghani che sono anche in Italia da tempo e che avrebbero forse cose interessanti e approfondite da dirci. Vi ringrazio a tutte e a tutti e diciamo che è l'inizio, se siete d'accordo. Sì, veramente grazie. Grazie ancora a tutti e a tutte voi e come abbiamo detto noi continueremo a seguire questa vicenda insieme a quelle che ci compaiono davanti quotidianamente, ma con una particolare attenzione a questa vicenda dell'Afghanistan, che è una chiave di lettura evidente per molte altre vicende del mondo. Ancora grazie, ringrazio Patrizia Sentinelli, ringrazio Stefano per aver organizzato la cosa, Giovanna Gabbarelli che sicuramente continuerà a offrirci il suo punto di vista e il suo appoggio per questi racconti, per queste analisi e queste proposte che potremmo fare avanzare. Ringrazio anche Roberto Musacchio, Andrea e Riccardo che hanno seguito con noi questa vicenda e ci diamo appuntamento a domani con l'uscita del nuovo numero di Transform che vi invito sempre a seguire sul nostro sito. Grazie ancora a tutte e a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti.